Un successo da due giorni nel Matese, che ha aperto le porte ai veicoli d'epoca inseriti nel calendario ASI denominata 100 km del Matese. L'evento si è svolto con il patrocinio del club Auto e Moto Antichi Sanniti, due giorni appunto interamente dedicati alle auto d'epoca grazie ai tantissimi appassionati, ma anche una vera immersione nella natura con degustazione finale dei prodotti tipici del Matese, che in questi eventi non mancano mai anche come momento promozionale. Mauro Martino, presidente del club Auto e Moto Antichi Sanniti, ci spiega in dettagli il successo della manifestazione. E oggi entriamo nella fase clou della 100 km del Matese. Arrivata all'ottava edizione e abbiamo la fortuna di ospitare un delegato ufficiale dell'ASI, perché è a calendario nazionale. Siamo partiti da Piedimonte Matese e per la prima volta l'abbiamo distribuita in due giorni. Ieri con una mostra statica a Piazza Roma a Piedimonte Matese, dove in effetti abbiamo rappresentato dagli anni 20 fino al 70 i veicoli più importanti dell'automobilismo italiano. Fortunatamente con la collaborazione delle varie associazioni, con la collaborazione del preside Nicolino Lombardi, preside dell'Istituto Industriale, dei ragazzi e delle ragazze hanno sfilato in abiti degli anni delle autovetture. Ieri pomeriggio siamo stati con i nostri ospiti, che sono giunti da tutta Italia a fare visita al convento di San Pasquale, che è sempre bello e interessante da visitare. E ieri sera siamo stati a mangiare, siamo stati ospiti dell'amministrazione al chiostro di San Domenico. Il nostro viaggio oggi prosegue per Bocca della Selva e Faicchio, e vi auguro di seguirci, di iscrivere, perché in effetti il nostro club, che in effetti è dal 2006 che è stato creato, cerchiamo di in maniera sinergica di coltivare la nostra passione per i motori auto e moto con la promozione del territorio. Da Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.